Allora, torniamo un attimo a questo Sanremo. Disperato. Tu vinci questo festival e pensi subito che la tua vita cambia, immagino, no? L'ho capito in 2 minuti. Ma tu te l'aspettavi, dimmi la verità. Beh, disperato sentivo che raccontava una verità importante, aveva anche una musica popolare, orecchiabile, ma io non mi aspettavo così tanto successo, perché il successo mio è stato immediato. In quei momenti mi stavo lasciando con la mia donna, quindi ero davvero disperato, però ero disperato per tutta una serie di cose che poi sono citate nella canzone, allora annaffio il muro con il mio veleno, con questo ago disperato in me, quindi una serie di male comune. Quindi era veramente un momento particolare e attraverso una storia d'amore sono riuscito a raccontare quanto soffriva la generazione in quegli anni. Quella canzone ancora oggi la cantano i ragazzi, è bellissima. Me la intoni? Ma sai, Quando sei. Ah, disperato? È semplice, quando sei disperato. Ma io penso a Come questa me, canzone, senza nacque te. in inglese, e te la canto in inglese, faceva Sì, così: vai. Set me free, all together, set me now for your love, set me free, I wanna be together, set me now for your love. Fine, questo, io andai da Fantastico. Bigazzi e da Beppe Dati con questa frase. E Bigazzi disse, questo è forte, questo è forte. Io immagino quale titolo tu vorrai dare a questo 45 giri, però, e È disperato. beh, è proprio disperato, è proprio lui. Ok, allora questo te lo rimetto dentro la scatola perché è sempre tuo, se lo vorrai portare via, data. Devo Ok, comprare andiamo giradischi. avanti. Allora, venerdì 17, questo non è un giorno in cui ti è successo qualcosa, ma è una data simbolica per ricordare il periodo, possiamo chiamarlo periodo buio? Sì, Ok, un chiamo. periodo buio in cui diciamo che una persona a un certo punto ha iniziato a spargere la voce, o comunque più persone, del fatto che tu portassi sfortuna. Quindi non ti invitano più nei programmi televisivi, hai difficoltà anche nel campo discografico, non sei stato il primo, ci sono stati altri episodi eclatanti, Mia Martini fu vittima di questo e per questo motivo si è anche tolta la vita. Quando comincia questo tuo momento? Ma guarda, io non credo nella cattiveria della gente, non ci credo proprio assolutamente. Nessuno l'ha fatto per cattiveria. Non credo di essere stato odiato. La cattiveria arriva dall'odio. Sì, no, certo, no, anch'io credo che non sia iniziato No, per odio. nemmeno per mimì, sai. Per Ma come è cominciata questa cosa? scherzo. Ma lo facciamo tutti. Cioè, come per Ma scherzo? tutti prendiamo in giro qualcuno. Ma me lo racconti com'è andata? È andata che qualcuno ha cominciato a dire, come per Mimì, che molto, per Mimì, secondo me, è successo perché in maniera completamente casuale, credo che sia successo qualcosa durante il montaggio di un palco per un suo concerto. Per me invece più per le canzoni che ho cantato, perché chi le sposava e chi le si identificava ovviamente ha pensato che sarebbero servite di aiuto per uscire da un momento triste. Chi invece non viveva quel momento e si disinteressava completamente di un disagio generazionale, sociale e tutto, mi ha individuato come un cantante comunque negativo perché esprimevo dei concetti negativi. Però, ripeto, non sono mai stato incazzato con nessuno. Tu però a un certo punto dichiari che ti vuoi ritirare dalle scene. Infatti io ho dichiarato di ritirarmi perché in quel momento non c'era, è come quando un'azienda va a fondo, l'amministratore delegato si deve dimettere. Tu hai detto per trattamento persecutorio nei tuoi confronti. Beh, era una persecuzione Assolutamente. perché comunque non riuscivo a andare neanche al bar a prendere il caffè. Dai. No. Che succedeva? Vedevi gente che si girava e si toccava. Quindi era difficile, Mamma mia, ragazzi. non E potevo andare da nessuna parte. come ti sentivi? Mi sentivo disarmato, disarmato perché questa è un'arma letale. Sì. Questa è un'arma che ti fa Quando è fuori. stato il momento più buio per te di questo periodo? 2001 mi arrivò una lettera di una televisione, una TV. Ho scritto il suo artista al mio manager, ho scritto: mi dispiace, il pezzo è molto bello, ma il suo artista emana energie negative. La mia casa discografica mi rese il contratto
e mi disse: guarda, abbiamo difficoltà a fare promozione, purtroppo noi non possiamo più, non abbiamo più budget per i tuoi progetti. La mia casa discografica mi rese il contratto e mi disse: guarda, abbiamo difficoltà a fare promozione, purtroppo noi non possiamo più, non abbiamo più budget per i tuoi progetti. E cosa hai provato in quel momento? Voglia di scrivere un... Ma non hai avuto un momento di rabbia? Di... È inutile arrabbiarsi, fare del vittimismo, andare contro a qualcuno, perché non serve. Certo, però questo è anche il senno del poi, nel senso che condivido pienamente. Cioè, tu già in quel momento sei stato assolutamente lucido. Ripeto, bisogna essere lucidi, bisogna essere freddi e bisogna anche essere capaci di dimostrare il contrario. E io conosco una formula sola, scrivere canzoni. Sì, però se poi la gente non te la farà promuovere, i tuoi pezzi non passano alla radio, non ti invitano nei programmi televisivi, cioè tu come combatti? Deve essere ancora più forte di una canzone normale, deve essere ancora più bella, deve avere una forza sua, che nonostante ci sia un muro abbastanza difficile da superare, molto difficile da superare, quella canzone ha talmente tanta forza che lo sfonda. Di quale canzone stiamo parlando? Del Nuovo Volante, nel 2004. Quello è stato il pezzo del tuo riscatto? No. E con quello tu poi sei andato a Sanremo? Pezzo del mio lavoro. Ho vissuto una sfida. Quindi la cosa migliore quando, a mio parere, succede qualcosa che ti mette in piena difficoltà è credere nel domani, perché se oggi sei in difficoltà, domani non lo sarai. Vorrei regalarti un cielo d'agosto. Basta che tu sappia prevederlo il domani e tu sappia programmare il modo per sorprendere tu il domani che arriverà. Guarda, io ti ringrazio, mi hai insegnato un sacco di cose oggi e farò tesoro davvero di tante cose che tu hai detto, assolutamente. Però mi devi dare un titolo a questo disco, a questo periodo della tua vita e a questo disco. L'uomo volante, immagino. L'uomo volante. Sì, ovviamente. Io metto via il disco, questa valigetta la lascio a te anche con il tuo pennarello, spero che ti ricorderà una bella serata in albergo a chiacchierare, ti rendo anche il tuo telefono. Non si chiude però. Vabbè, grazie Maso, grazie davvero per tutte le cose che grazie mi hai insegnato. Ma non credo di aver insegnato sì, niente. Sì, te lo posso Dico assicurare. Dico quello che ho imparato. No, io ho molte cose su cui riflettere. Grazie, Maso. Anch'io. Ciao. 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 Parlare con Marco, anzi Maso, mi ha sorpreso perché non immaginavo che dietro le parole malinconiche che ha scritto si nascondesse un uomo così tenero e divertente. Averlo incontrato stasera è stata una vera fortuna.